universale. Cuccare non cuccare, diremmo di versare, istinto naturale del maschio nazionale. Caro Parenzo, hai capito già, no? Mamma mia, nel giorno in cui il povero Gore Vidal abbandona questo mondo. Ma che c'entra Gore Vidal? Noi mettiamo quel personaggio lì che... cuccare, cuccare. Davide Vichingo, ciao Davide. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere ancora qui con voi. Che dici? Dove sei? Ah, sono tornato a casa dal mare, sono appena uscito dalla doccia e mi sto asciugando. Ma dove? È un momento veramente molto intenso, molto importante, perché la preparazione è tutto nella seduzione. Ma quale preparazione? La preparazione e la seduzione. Adesso, la lezione di oggi di Davide Vichingo a due giorni dalla fine della zanzara è questa. La preparazione per la seduzione, come va fatta? Ma scusa, ma tu immagina ghiacciante. Dobbiamo sempre tenere presente che sono poche cose importanti quando siamo a distanza ravvicinata con la candidata. Sì. La prima cosa è l'alito. L'alito è di fondamentale importanza. Vabbè, questo lo sappiamo. Ma l'alito, ma il suo fa schifo! Il suo alito fa schifo! Non quello della gente normale, vabbè, il suo. Lascia fare, lascia fare. Davide, Vichingo, prosegui. Oltre naturalmente a lavarsi i denti con spazzolino, questo è, ma non è sufficiente, perché molte volte purtroppo per lei non ce ne rendiamo conto, un po' lo stress, un po' quello che abbiamo mangiato, ci torna su un po' di gas. Ma che torna su? Ma che dici? Un alito cattivo, quindi tenere una mentina in bocca è molto importante come punto di partenza. Chiaramente questo è il punto di partenza. Cattivo. Parenzo, stai zitto, Vichingo, vai. Un'altra cosa importante sono la cura delle mani, le donne guardano moltissimo, non è che devono essere le unghie perfettamente a posto, però che siano perfettamente, e ripeto, perfettamente pulite. Sì. Questa è una cosa fondamentale. Poi io consiglio, quando si puliscono le scarpe, perché le donne guardano moltissimo se le scarpe pulite, sì, di curare anche il tacco dietro. Perché quando ci giriamo, magari andiamo a prendere qualcosa da bere per portarla alla nostra candidata, la donna, sì, guarda due cose: prima il fondoschiena dell'uomo e subito dopo il tacco delle scarpe. Quindi io consiglio molto di curare anche nella pulizia delle scarpe la parte posteriore, che di solito noi non curiamo. Hai capito, Parenzo? Allora ci sono tre consigli: la mentina, la cura delle mani e il tacco delle scarpe. Devo dire che la mentina e la cura delle mani, vabbè, mi sembra una cosa. Ma lei cerca sempre lavoro, signor Vichingo? Io sono sempre, tanto per cominciare, sto continuando a lavorare con il mio lavoro di cameriere, barman. No, ma però cerca lavoro anche nel mondo dello sport. E poi chiaramente con le mie lezioni, diciamo ultimamente la lezione di rimorchiare con 20 euro, visto i tempi di crisi, sta avendo molto successo. Ma rimorchiare con 20 euro, che dici, Parenzo? Immagino rimorchiare che cerca lavoro, lei vorrebbe fare ma se ho capito bene, che non vorrei essere ironico, lei cerca qualcuno che lo finanzi questo suo progetto, rimorchiare con 20 euro, giusto? Bellissimo. Io cerco lavoro e do anche lavoro, perché ad esempio con il mio anche gruppo lavoro, chiaro, Monti, con il mio gruppo Full Monti, i Vichingo Boy, abbiamo fatto spettacoli ad hoc. Adesso per queste feste ci sarà San Lorenzo qui al mare, ci sarà Ferragosto, non c'è dubbio. Abbiamo molte richieste. Il mio gruppo di ma abbiamo chi? Vabbè, comunque io immagino la scena del signor Davide. Oggi abbiamo avuto un grande imprenditore, il signor Briatore, no? Che sta lì, sì, a Riga, sì, sì, bello tranquillo, nel posto meraviglioso. A un certo punto il suo collaboratore, che lei, signor Vichingo, avrà stressato per me, dice: guarda, caro Flavio, abbiamo qui, c'è questo signore, il signor Davide Vichingo, che vorrebbe vederla. E dice: ma come no, ma chi è Davide Vichingo? Non lo so, dice, si chiama Davide Vichingo. Vabbè, dai, fallo entrare. Chi è? Sono Davide il Vichingo, insegno a rimorchiare con 20 euro. Già lì a Briatore gli viene, no, dice: scusi, come? Venga dentro, incuriosito, non tanto dalla proposta imprenditoriale del signor Vichingo, ma quanto, come dire, dalla formulazione, no? Lo fa entrare, lo guarda, sì, lo squadra, sì, dice: prego, signor Davide Vichingo, dica, ma guardi, io insegno a cuccare, non cuccare, parte quella musichetta, io le faccio sentire questa musichetta, parte la musica, cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare, io voglio insegnare a rimorchiare con 20 euro. Il suo Briatore, genere molto tranquillo, prende la bottiglia Magnum di champagne che ha sul suo tavolo, costo 4.000 euro di bottiglia Magnum, sì, e gliela spacca in testa. Sta Davide Vichingo, capito? Cuccare o non cuccare, ma sicuro! Cuccare non cuccare, cuccare non cuccare. Ciao Davide, a presto! Ci sentiamo tra domani e venerdì.